fare tutto io. Poi ci sono i gatti che si ingroppano e siamo passati da giocare a ipnotizzare gatti. Hai visto che le bugie hanno le gambe corte, eh? Animale, animale, un altro strabiliante video dal Giappone. Quest'oggi vi porto cose varie, diverse, un po' particolari, ma quella che mi ha sorpreso più di tutte è quanti diavoli di gatti ci stavano in quel bar. Godetevelo tutto, lasciate un bel mi piace perché ho ancora dei video da farvi vedere. Buona visione. Mamma mia, quanto sei bella tu. Maghe. Ragazzi, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo in un quartiere di cui non ricordo il nome, dove appunto c'è questo centro commerciale enorme e dentro il centro commerciale passa una montagna russa che considerano una tra l'altro delle più belle nel mondo, appunto anche per queste particolarità qua, e ovviamente l'andremo. Sono diventato nero, sono morto e quindi adesso andremo a farla. Praticamente è proprio un centro commerciale, ma dentro questo centro commerciale c'è questa specie di Luna Park, perché non è l'unica attrazione, c'è anche una ruota panoramica, la giostra dei bambini, le attrazioni con l'acqua, quindi con gli scivoli. Ogni giorno che passo qua scopro qualcosa di nuovo, è allucinante, non è credibile, cioè sembra un mondo veramente futuristico, troppo bello. Ok, come potete vedere da là, esce dal centro commerciale, fa tutta una specie di giro, sale vicino alla montagna russa, riscende, rientra laggiù dentro. Cos'è? Lei non vede l'ora di farla. Cosa ho sentito bene? Che vuoi, due schiaffi, che non vuoi salire come Sabrina? No. Sì? Ah, ecco. Zino, non fa la femminuccia, sono ansietta. No, ma che ansietta, zii, ma che vuoi che succeda? Cioè, al massimo stacca una ruota, che sarà mai? Le tue prime impressioni, Lorenzo? Ma cosa stai dicendo? Stefano, fratello mio, la tua prima impressione qual è? Ci schiantiamo. Però la puoi fare? Certo. Sì! Piccolo surri maledetto, tu sei carico? Vabbè. Animali, animali, benvenuti al Thunder Dolphin. Che il nome in realtà non mi suscita molta potenza e epicità, ma vabbè. Piccolo aggiornamento: Tudor non è mai salito su un roller coaster e non lo sapevo. Quindi ti perdono e anzi diventerai il mio fratello preferito se lo farai. Raga, ci sta quella lì che sta piangendo. La faccia di Tudor. Raga, è stato veramente fighissimo. Purtroppo veramente ho rosicato tantissimo perché ci hanno praticamente perquisito. Non è uno scherzo, praticamente perquisivano tutti affinché nessuno potesse avere qualsiasi cosa in tasca. Non perché non volevano che registrassimo, ma perché qualsiasi cosa poteva accadere. Eravamo altissimi, tipo 80 metri di altezza, cioè una cosa mostruosa. Non ho mai fatto un roller coaster così bello. Poi a parte che la faccia di Tudor è stata tutto il tempo così e c'erano urli tutto il tempo, ragazzi. Gli ho messo la mano dietro la nuca perché, cioè, lo stavo calmando. Ho detto, a questo gli piglia un infarto subito. Rischio infarto. Ora stiamo facendo un giro dentro il centro commerciale. Siamo in un negozio veramente fighissimo. Ho trovato una cosa e Tudor me l'ha subito rubata l'idea. In realtà l'aveva già fatto lui sul canale, però abbiamo trovato la formula, quella del ghiaccio istantaneo, quello che appunto c'è l'acqua e con tutto il preparato dietro per fare appunto il ghiaccio istantaneo e fare anche le costruzioni. Poi però un poco più sotto ho trovato il cartello YouTuber deliziosi insetti. Tanto sono stupidi gli YouTuber, compra gli insetti. Infatti li compro. Ok, si è fatta sera e mi sa che ci siamo persi io e Sabrina con gli altri. Okay, siamo tornati a Ikebukuro, che è appunto una stazione vicino a dove siamo noi, la casa dove abitiamo. Ci ricordiamo bene tutti di Taito Station, la sala giochi. Quello lì probabilmente dall'anno scorso che è lì, che continua a battere. Sarà fortissimo. E dai, caccia la grana, vai, vai, continua a cacciare la grana. Tu sei la prima preda. Amore, caccia bene sto artiglio che dobbiamo portarcelo a casa subito, eh. Wow. Oh, oh, no, no, se lo prendi la prima... Ma l'hai avvicinato un botto, eh. Dai, amore, forse ti do un bacio se vinci. No. Vuol dire che non vuoi baci. Questi sono i nostri pappagalli dell'anno scorso, ma hanno cambiato colore. Ci abbiamo già messo 15 euro. Se vuoi rimanere dentro la teca, rimangi schifoso. No, ho assolutamente vinto questo Chop Psyduck Slowpoke in miniatura. Qua puoi vincere tubetti di Pringles giganti. Ma che hanno preso gli steroidi, ste patatine? L'ha presa! Sì! Abbiamo vinto il primo gatto, Mirta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, l'ho preso! Sì, vieni a casa com'è bello! Ho qua! Sì! Poi inserendo i soldi potete vincere le barrette di cioccolate di KitKat, ma perché? E adesso ci vinciamo Slowpoke!
E indovinate un po', ta-na-na, al terzo colpo. Infatti me ne mancano due. Gli ultimi due colpi rimanenti li regalo a lei, che poverina non ci sta riuscendo. È tipo da un quarto d'ora, ma ce l'ho appena. Chiamateci pure i campioni dell'artiglio. Yeah. Perché devo portare tutto io? È perché i soldi erano tuoi e quindi... Appunto. Vabbè, tutti i regali miei. No. In realtà abbiamo già vinto troppo, quindi adesso voglio andare con Sabrina al Cat Café, che costa tipo 2 euro per entrare, poi si può bere e non so cosa vuol dire l'ultimo Cat Treats, ma se vuol dire prenderli senza farsi vedere e tornare in Italia, a me va bene. In realtà non so quante scale ci sono da salire, quindi al massimo io sono l'allarme, chiamo i pompieri e mi portano su loro. Siamo arrivati, o almeno lo dicono le zampezze che ti indicano l'entrata. Sono nelle campane. Ok, siamo arrivati laggiù, intanto si scorgono già dei gatti giganteschi e bellissimi. Qua c'è una macchina dove infili le ciabatte e quindi ti dà altre ciabatte sotto, probabilmente igienizzate. Quindi dobbiamo mettere le nostre scarpe via e ce ne arrivano delle ciabatte da prendere. Si sgancia un po'. Ah, ecco, ok. Dovevi premere il pulsante col gatto e ti ha sganciato le ciabatte. Ci ha detto la ragazza che fra mezz'ora i gatti mangiano, quindi... Se stiamo qua ce la facciamo. E come appunto detto, vi potete prendere da bere pagando poco di più, quindi tipo 2,50 euro. E quindi puoi bere stando insieme a tutti i gattini. Voi chi siete? Ciao Mosino. Ehi. Ciao Mosino. E tu chi sei? C'è il naso schiacciato. Eh? Ma quanto sono belli e puliziosi. Tu, ma quanto sei grosso e peloso tu, Qua ci sta Morfeo, chiamato così perché è il gatto dormiente. Oddio, questo qua sembra Artù pelosissimo. Ehi, Artù 2, Artù Japan. Raga, ma quel gatto non ha le zampe. Cioè, ce l'ha, ma sono tipo cortissime. Quella lì è la rosa che ho regalato alla mamma. Non è tuo, hai capito? E il gatto ciccione? Il gatto ciccione non è tua, hai capito? Raga, come immaginavo, guardate, ha le zampe minuscole. Raga, questo se gli metti un palo nel culo diventa uno Swiffer. Cioè, pulisce tutto. E intanto ci sono i gatti che continuano ad annusare la nostra roba. E il Pipolino. Ciao patato. Mamma mia quanto sei bella tu. Sciarpino. Come ti chiami Sciarpino? Amore, che cosa hai combinato? Sono una gattina anch'io. Non capisco. Non hai emozioni come Surry? Lo chiamerò Surry questo gattino. Ah, oh, è scappato. Ma pestatevi un po' per le visual. Comunque lui lo chiameremo Bassotto. O forse un Bassotto sotto copertura. Qua si è appena conclusa l'Olimpiade dei gatti. Eccolo lì, quello al primo posto. Quello al secondo. Il terzo si è ritirato. Questo è il quarto. E tu sei proprio brutto. È normale che sei arrivato quarto. Mamma mia. Poi ci sono i gatti che si ingroppano. E vabbè, anche loro. Non so in realtà che cosa aspettano tutti i gatti all'entrata, ma secondo me aspettano le 7:30 per mangiare. Do starmi il cibo, Tra poco arriva e ti fida, non preoccuparti, già sei grossissimo e cicciottello. Ma che sta succedendo qua? Ma per farsi ammirare dai gatti veramente bisogna essere un gatto. L'hai mai visto questo? Sì. Ma che... che cos'è? Che cos'è? La fantamelo, non si quella verde. Che vuoi che sia con me? Raga, ma hanno chiuso nell'angolo? Non posso più né entrare né uscire. Il gatto senza gambe è completamente impazzito con le cuffiette del tipo. È meglio della droga! E siamo passati da giocare a ipnotizzare gatti. Abbiamo appena fatto amicizia con questi due ragazzi qua. Lui è un rapper, sono due attori che lavorano qua in Tokyo. Lui mi ha detto che è metà italiano e il suo cognome è Caciotti. Non sto scherzando, Caciotti, come dice Surry. Raga, fanno troppo ridere. Lui cerca di sedersi vicino ai gatti. I gatti scappano e gli ha detto gatti razzisti. Sono le 7:30, è arrivato il cibo. Però questi sono più ordinati dei nostri, sono coordinatissimi, guarda, maghe. Sembra un pianoforte. Raga, è una figata assurda. Non so perché, boh, a me piacciono i gatti, però è veramente bellissimo vedere mangiare. Hai visto che le bugie hanno le gambe corte, A fare bugie. Raga, siamo arrivati a cena. No, siamo tornati qua, bisogna cucinare noi. Abbiamo carpentiere Tudor. Muratore Sasha. Ducazzuole a caso. E quella lì. Fra a chi sta la fiamma? Tudor ci hanno ascoltato, ci è andato alla cazzuola. Comunque qualsiasi cosa viene male sulla piastra che non ci piace perché abbiamo cucinato male, fai zoom zoom e nel cestino. Sì. Sì. Comunque il nome di questo posto si chiama Cibo. E dai, ed è ghiozza. Ed è arrivato anche l'ultimo piatto. Questo l'ho sfornato io dal culo. E indovinate dove siamo tornati? Poi è damo, fai che vedere. Allora vediamo chi si è estinto, figlio di puttana.
Devo superare 76.000. Ne fate 83.000 comunque. 83.000. Che bomba! Che cacchio è? Rank 3. Dai Tudor, dai ste botte, eh. E che fai? Non lo fai un salto da McDonald's che abbiamo appena cenato? E dai! Porca giuda! Ok animali animali, questo video può concludersi qua. Spero anche questa giornata di talk vi sia piaciuta. Mi raccomando, come sempre, lasciate un bel mi piace se ne volete vedere degli altri. Vi potete iscrivere al centro a guardare altri miei due bellissimi video ai lati. E noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.